Tanti pensano che la Gaddi abbia un... Almeno è unanime. Sì, se vuole che facciamo un salto al pronto soccorso. A meno che non si sia rotto il collo cadendo dal cavallo a dondolo, non c'è motivo che stia al pronto soccorso. La Gaddi l'ha messo ai turni di terapia intensiva neonatale. Paziente colpita da strana crisi epilettica. Le crisi sono divertenti, la diagnosi è banale. Dov'è finito fare la... Sarebbe ora che si facesse rivedere. Stava per morire. È quel per la parola chiave. Ehi, come stai? Bentornato. Grazie, sto bene. Mi sei mancato. Cameron fa un caffè schifoso. A me piace nero, come il mio neurologo cerebro leso. Subito, capo. Come vanno le cose? Dille che è tutto fantastico. Meglio non alimentare i suoi sensi di colpa. Non mi sento in colpa. Lo credo bene. Se uno dovesse sentirsi in colpa tutte le volte che quasi lobotomizza un collega... Cercavo di salvargli la vita. Già, le tue intenzioni erano più che nobili. Solo che il suo cervello non era dove doveva essere. Dille che va tutto bene. È vero. Non ho più inversioni destra-sinistra, qualche perdita di memoria temporanea e problemi di elaborazione spaziale, ma potrebbe andare peggio, no? Già, potrebbe piovere. Un nuovo caso? Convulsioni non provocate da epilessia e associate a un elevato tasso di calcio. È banale. Dille perché. Nelle convulsioni con tasso moderatamente elevato di calcio, la diagnosi è semplice. Può essere iperparatiroidismo, cancro, neurotossicità da calcio mediato. Perfetto. Ma finché non ti ricordi come si fa il caffè, sta lontano dai pazienti. House. Le diagnosi che lo renderebbero banale le hanno già escluse al pronto soccorso.